Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi un video un po' nervoso, un po' cazzuto, un po' di sfogo, perché sono usciti fuori i topi dalle fogne. Ma prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. C'è anche la possibilità di abbonarvi. Perché dico topi dalle fogne? Poi è chiaro che è una metafora, perché si parla di calcio. Io credo che molti non vedessero l'ora che la Juve facesse questo passo falso. In realtà vi dico, oggi ho provato ad ascoltare il meno possibile perché è proprio una cosa che mi dà fastidio. Questo fatto di sciacallare addirittura sulla propria squadra, tra l'altro, perché ora finalmente ho ragione io. Io lo ripeterò sempre che siete tifosi delle vostre idee e non della Juventus, perché vi vedo quasi... Non voglio dire felici, perché molti diranno di no, ma li vedo scaldati, eccitati dalla sconfitta della Juve. E questa è una cosa che a me sinceramente mette molta tristezza. Mette molta tristezza perché poi non siete tifosi della Juve, partiamo da questo. Siete opinionisti della Juve, no? Perché ormai tutti opinionisti, tutti che pensiamo di saperne più degli altri, tutti che crediamo di avere la verità in tasca. E a me la cosa fa ridere perché poi c'ero già abituato, lo abbiamo visto negli anni, lo abbiamo visto sempre. A molti non va mai bene niente, ma la cosa che mi dà fastidio è che veramente arriva alla prima difficoltà, alla prima difficoltà. Perché con l'Empoli lo sappiamo che cosa è successo, a Milano perdere con l'Inter ci sta. Ieri passo falso, brutta partita, colpa di tutti secondo me, ma può succedere. In un percorso di crescita per una squadra giovane come la Juventus, questi periodi possono capitare. Perché, e questo poi diciamo dà ragione un po' a quello che dico io, al di là del calcio, degli schemi, dei moduli, del gioco e di sta roba qua, c'è cioè l'aspetto mentale che nel calcio è fondamentale, nello sport in generale è fondamentale. E la Juve ha subito il contraccolpo dopo Inter-Verona, dopo che l'Inter ha vinto con la Fiorentina, anche un po' a fortuna, dopo che l'Inter ha vinto con la Roma, ha subito un po' il colpo perché ha detto un po', probabilmente i ragazzi avranno detto un po' nella loro testa, qua mi sa che non è cosa. È questo il motivo che poi porta a questi momenti di down perché è, ripeto, una squadra giovane che non è ancora pronta a rispondere colpo su colpo. Ma non toccate i ragazzi. Io quello che voglio dire, volete prendervela con l'allenatore, con i giocatori, che poi sono tutti pippone, Rabiot un pippone, Alessandro un pippone, Rugani un pippone, Kostić un pippone, Chiesa un pippone, tutti pipponi e volete vincere lo scudetto. Come cazzo ragionate? Ma come cazzo ragionate? Allora, io vi dico una cosa. Io, che ripeto ancora una volta, tifoso vuol dire sostenere. Io sti ragazzi sostengo e li tifo. Non sono lì ad aspettare che perdano una partita per rompere il cazzo. Loro come l'allenatore. Quindi io sono qui a dirvi che se volete fare questo gioco qua, giocate, ma tanto state giocando da soli. Poi c'è una maggioranza silenziosa che sta zitta, tifa, sostiene, va allo stadio e applaude i ragazzi, anche dopo una sconfitta. Perché a sti ragazzi bisogna volere bene. Sono ragazzi giovani che cresceranno, come dicevo nella diretta ieri. Ci sono massimo due o tre giocatori che sono nel pieno della loro carriera alla Juventus. E quando è così è difficile che si vinca, ma sostegno, costruire, nella vita le cose si costruiscono, non solo nello sport, nella vita. E il sostegno serve. Avete smesso di tifare, non vedevate l'ora, non vedevate l'ora di rompere i coglioni per una sconfitta, per una partita brutta. Non vedevate l'ora, però poi stavate zitti quando abbiamo inanellato quelle partite di fila tra Coppa Italia e campionato in cui stavamo anche segnando tanto e giocando bene. Lì zitti, no? Anzi, alcuni neanche esultavano i gol perché i video io poi li vedo. Quindi poi, se volete dire di essere Juventini, ditelo. Tanto chi ha gli occhi e le orecchie per vedere e sentire non ci casca. Ma, e non è un perché altrimenti parlate sempre dell'allenatore. Ripeto, sta squadra io non gli dico niente, a sti ragazzi io non gli dico niente. E io spero che questo video possa anche arrivare a qualcuno di loro, perché io do il massimo sostegno a tutti, perché qui
abbiamo giocatori giovani, giocatori che cresceranno e abbiamo giocatori che piacciono o non piacciono, ci stanno mettendo il cuore, tutto. Da inizio anno si stanno facendo due coglioni così. Lavorano sodo e hanno fatto dei risultati clamorosi. E quindi a sti ragazzi va detto grazie, a sti ragazzi e allo staff. Non è che si butta a merda al primo passo falso, perché così non perdete mai, non perdete mai. È facile. Se si vince, hai fatto il tuo. Se perdi, fai schifo. No, raga. No. Quindi io perché faccio questo video? Anche per incentivarvi a ragionare con la vostra testa e a distaccarvi, a dissociarvi da quello che è il mondo dei social in cui un commento, se è privo di odio, non va fatto. E per quello dico che la maggioranza silenziosa è importante. Perché non va a sputare merda, e purtroppo i commenti sono tutti di quelli che sputano merda, e sostengono. Quindi voi, quello che, un consiglio, ragionate con la vostra testa, tifate di questi ragazzi, perché lo meritano. E lo meritano soprattutto dopo Juve-Udinese 0-1. Non lo meritavano dopo la vittoria a San Siro, non lo meritavano, lo meritano ora, perché ora loro sono in difficoltà. E il sostegno si dà soprattutto quando uno è in difficoltà. Non il contrario. Non il contrario. Quindi poi volete continuare a dare addosso all'allenatore e non vedevate l'ora, non vedevate l'ora. Ribadisco, c'è topi che vengono fuori dalle fogne, squittendo, come cazzo si dice, ah, finalmente, finalmente, non vedevo l'ora. Tifosi delle vostre idee, non della Juventus. I tifosi della Juventus sono quelli come me, piacciono o no, è così. Lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, scusate lo sfogo, fino alla fine sempre Forza Juve. Forza ragazzi, massimo sostegno a questi ragazzi che stanno facendo un percorso e poi ne riparliamo fra 2 o 3 anni. Ma citando qualcuno, poi non salite su sto cazzo di carro. Poi non sai perché è facile andare poi in giro a sbandierare quando vinci lo scudetto. Anzi, anche là spesso poi non vi andava bene anche quello. Fino alla fine, forza io, ciao ragazzi.